Sanremo. Sai che cosa è bello di questo Sanremo? Che sei riuscito ad essere così generoso da svelare un altro tuo aspetto, perché conosciamo Gianluca nella sua interezza negli anni, no? Con le sue canzoni, le sue sfaccettature, e questa volta una tematica importantissima. Sì, ma quello che hai detto era, secondo me, dal punto di vista del... Ci sono tre cose, quattro, che arrivano insieme a me. Cioè, una di queste è la mia personalità. Hai detto una cosa bellissima, io mi sono sempre estraniato dai gossip che mi riguardavano, infatti non ho mai né confermato né negato qualcosa, ho sempre fatto i cavoli miei, perché ho sempre pensato che da musicista che fosse meglio, e questo ha sempre avuto un senso. Quando ho detto qualcosa era perché mi sentivo che fosse giusto dirlo, se no voleva dire che le cose che stavano uscendo erano lontane dalla realtà. E anche se potevano essere difficili per me da spiegare, perché a volte mi hanno detto di cose di me, e tutto può essere vero, tutto non può esserlo, probabilmente non lo è. Però questo ha dimostrato quello che pensavo fin da ragazzo, che non era importante quello che sentivo io in quel momento, era importante quello che gli altri percepivano. Purtroppo il mio lavoro è così, e sapevo che prima o poi quello che sono io doveva arrivare, perché non sono capace di essere nient'altro. E la gente è la cosa più bella che mi poteva capitare, perché mi è capitato non con uno, ma con tantissimi, che vedo come ha capito solo che il mio è un percorso da musicista, ma l'ha confermata questa cosa, non perché sono io, ma le canzoni che ho scritto. Quindi finalmente io posso dire, meno male, la mia musica è arrivata. Questo intendo. E questo messaggio forte, questo rapporto con tuo papà, tu essere padre... Mio essere padre, stanotte ho sognato che mi rubavano un figlio, non sapevo che figlio fosse, credo l'ultimo, Giona, ciao Giona, e poi ho sognato di essere, non so come, ho mischiato il padre e il figlio, lo Spirito Santo probabilmente, e mi sono svegliato tutto stranito. Allora, perché la canzone parla a mio padre, ma in realtà parla anche di me come padre, e poi la terza dimensione, che credo che sia quella che io vivo sul palco, è quella dell'esistenzialismo. Cioè, io quando ho intitolato la canzone Quando ti manca il fiato, ho intitolato una canzone che in quella maniera, perché in realtà è la sensazione che ognuno di noi prova quando per la prima volta sente l'amarezza della vita, sente l'impotenza che ha di fronte alla vita, per diversi motivi, in questo caso era questa. E mio padre l'ha sentita più da adulto, molto più di me. Io l'ho sentita, già da 5 anni avevo avuto questa sensazione, perché siamo di generazioni diverse e comunque ogni persona è fatta a modo suo. E questa sensazione che mio padre mi ha ridato, dicendomi quella frase, quella frase che c'è nella canzone, che poi ha dato il leitmotiv alla canzone, che mi dice se fossi andato, no, Madonna, i tempi dei verbi, al suo funerale, è quella che poi mi ha dato l'incipit per capire che mio padre in quel momento si è reso conto che gli mancava il fiato. E questo, secondo me, è la sensazione che proviamo in molti, anzi tutti, non abbiamo alternativa. Chi non la prova è veramente fortunato, perché nascere e morire senza sentire dolore è una cosa magnifica. Mamma mia, ma probabilmente nessuno lo fa su questa terra, neanche le piante. Quindi, però questo è il nostro esistenzialismo. Se noi siamo uomini, siamo umani, c'è un motivo, perché sappiamo comunicare. Allora, la comunicazione è il coinvolgimento. Non ho dato nessuna morale alla canzone, perché la morale non esiste, non esiste una risoluzione. Ho dato una reazione, come io reagisco, che è una reazione di forza, perché parto da un momento di ricordo, è un momento di quasi di rabbia, no? Di apertura. Però lo faccio con il reprise alla fine. Il reprise è quando poi dopo quando ti manca il fiato, gli archi partono con le chitarre elettriche. Perché intanto, se fossi stato sul palco come sono stato l'altro ieri, stessi cantando quella canzone, se fossi stato stessi cantando sì quel brano oggi i tempi devo ritornare dalla professoressa Pacileo, stessi cantando quella canzone, probabilmente sapevo che mi sarei sentito in difficoltà, perché alla fine parlo, no? Nella canzone parlo, c'è un pezzo parlato. Ho scritto il reprise perché mi faceva sfogare, e ho notato che il fatto che mi sfogassi, visto che la canzone sembra essere empatica con tutti, molti, serviva anche agli altri, e ho visto come reagiscono. Ho scoperto di aver scritto una canzone della Madonna, perché è per tanti, non solo per me. Una canzone stupenda, come del resto una canzone stupenda tua, quella dei duetti con Arisa. Destinazione, con Arisa. Arisa, ho detto tutto su di lei. Quello che posso dire di più è che mi piace. Lei non lo sa questo. Ah, ma tipo che ci vuoi provare? Sì, mi piace. Io Arisa la trovo, mi fa senso. È la verità. Beh, in effetti è una donna affascinante. Non so se lo sa, ma forse non gliel'ho fatto capire, intuire, però. Non intuire neanche. Ma vuoi che le mandiamo un messaggio? Lo stiamo già facendo, credimi. Arisa, hai capito? C'è Gianluca. Questo l'ha detto lei. Ma durante le prove l'hai corteggiata? No, durante le prove possono fare le prove. E poi io sono molto, non sono capace di corteggiare le donne, perché sono stato abituato male da voi.
che sono capace, sono prima, cioè tendo, le donne vengono prima da me, prima che io mi muova, tranne quando sono molto belle, allora praticamente io donne belle non l'ho mai avute. Ma se le scrivi una canzone? No, la Risa mi piacerebbe, non è, anzi, la Risa poi mi fa, sa, basta. Allora, senti, un altro che ti ha corteggiato, tra virgolette, Amadeus. Allora, sì, sei stato ospite, lo so, sei stato super ospite, certo. Ti ha voluto a Suzuki Arena. E insomma, si era capito nell'aria che saresti ritornato, sì, al festival. Grazie. Però, senza un però, il punto è che io penso che il futuro sia delle qualità umane. Fino a ieri era delle persone furbe, oggi di chi ha qualità umane. E Amadeus è un uomo del futuro, ha qualità umane. E quindi piace a tantissime persone. Quello che fa non è giusto che lo fa perché funziona, perché lo fa, è perché è lui. E questo è un passaggio. Lui pensa di essere un grande conoscitore della musica, in parte lo è, sono sincero. Essere una battuta quello che sta facendo. In realtà ha qualità umana, abbraccia tutti. In realtà è anche vero quello. Però devo dire qualcosa di sbagliato, se no si sente un figo e basta. Se no poi non esce Radio Bruno su tutte le testate se non dici qualcosa di sbagliato. Sì, scherzo. Penso un po' che furbizia che potrei avere. Senti Gianluca, invece torniamo a te da piccolino, guardando il festival. Avevi un personaggio, non so, io mi immagino così. Tu a casa che guardi Vasco Rossi dici voglio andare anch'io là. Non l'ho mai visto, non me lo ricordo Vasco. Io mi ricordo, la verità, mi ricordo Riccardo Cocciante. Storie di tutti i giorni. E poi mi ricordo Luis Miguel. Riccardo Foglio. Come la faceva Luis Miguel? Noi. Noi ragazzi di oggi non facciamo la stessa melodia di prima. Davanti a noi. Sappiamo in che cosa credere. E poi c'era la mossa che lui apriva la giacca e faceva noi. Me lo ricordo. Impazzivo perché avevo il ciuffo anch'io. Piacevo alle bambine anch'io. E non solo alle bambine. Ma tu sei piaciuto? Anche la mamma, no, sto scherzando. Allora, in tutte le tue fasi sanremesi, sì, ci hai fatto impazzire e continui a farci impazzire. Perché sono? Perché dagli anni 90 ad oggi, perché sai che cos'hai? Sei speciale perché sono ci sexy, commuovi. Sono sessuale, ci commuovi con le tue però parole. Grazie, sei troppo gentile. Guarda, queste cose, faccio finta di niente, ma queste cose mi riempiono perché il tempo passa, uno si sente, capito? Oh yeah. Ma mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Posso farti un'ultima domanda, no, Gianluca? Una cosa importante questa. No, perché mi avevi un attimino, sai, facevo il figo, ma mi ha colpito. No, io sono uno di quei musicisti, artisti che quando sale sul palco pensa, molti non lo dicono, ma è così, che se non ti senti sexy non puoi cantare. Cioè la libertà di sentirsi sensuale più che sexy. A volte sexy dipende di cosa canti. Se canti la vuole è meglio sentirsi sexy. Però la sensualità vuol dire la capacità di librarsi verso il pubblico, perché devi sentirti sciolto nei movimenti. Quindi la sensualità, anche se tu canti un pezzo come quello di mio padre, non che io penso, canto quel pezzo e mi sento sensuale o figo, però l'aiuto che mi dà è quello di avere la tranquillità di sentirmi sciolto. E quello, poi ovviamente molte canzoni sono d'amore, quindi uno si medesima più facilmente. Ecco dove sta anche la difficoltà su quel palco. Canzoni che non sono d'amore non fanno parte dell'accezione sentimentale di tutti subito, quindi arrivare così è molto difficile. E questa canzone riesce, quindi il grande lavoro è stato fatto anche in arrangiamento da parte mia, che sono il primo produttore, Enrico Melozzi, tutto lo staff che andiamo davanti, lei non è dello staff ma sei molto simpatico, lui lo sappiamo chi è, non diciamo niente, che se no si incazzerebbe. Tutto il team che ti segue. Allora Gianluca. Volevo dirti una cosa, è stato bellissimo averti nostro ospite. Sei stata molto brava. Grazie, però io ci tengo, perché hai detto che insomma alla fine dici sempre, sono sempre le stesse domande, ma ce n'è una, no, che non ti hanno fatto e che adesso vuoi. Ti dico, guarda, e rispondi subito. Allora ti dico, l'hai già fatto, sai perché? Perché sono riuscito ad avere altre cose da dirti perché avevo finito. Il tempo che ci siamo visti ieri, che dovevamo vederci ieri, ci siamo visti oggi, io sono riuscito a simulare tutte le sensazioni che volevo dirti in più. Quindi sei la prima che sente tutte le nuove sensazioni. Adesso lo dico altre 5-6 volte e poi ho bisogno probabilmente di trovarne altre. Grazie allora, grazie, Gianluca. Grazie a Radio Bruno, che amo particolarmente, non so perché. Perché noi siamo favolosi. Forse punto. Perché lo sentivo da bambino, non lo so. Da bambino non lo so. Comunque l'amo, non basta. L'amore è incondizionato. È incondizionato. Amo anche te. Grazie. Grazie. E io t'ho sempre buon pomeriggio. È pomeriggio, siamo in diretta, no? Allora, sì, siamo in diretta. Siamo quindi in diretta. È il pomeriggio, vicino, verso sera. La mattina, e quasi sarà pomeriggio. Vi adoro, non sarà pomeriggio, siamo già il pomeriggio. Allora ho ragione, buon pomeriggio. Il problema è che io dormo ad orari strani, quindi mi scuso, chiedevo che orario fosse, ho dovuto dimostrarci, cioè far vedere che dormo un poco come tutti gli artisti, e quindi di conseguenza, meno male che me l'hanno detto. Buon pomeriggio a tutti, da Radio Bruno e da Georgia. E io sono Gianluca Grignani, Wisconsin, salve. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.